Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La seconda commissione consiliare ha svolto una serie di audizioni a Norcia per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma 2016. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Una giornata intera di audizioni sulla ricostruzione post-sisma 2016 è stata svolta a Norcia dalla seconda commissione consiliare presieduta da Valerio Mancini. Nella prima parte della giornata sono stati ascoltati i sindaci dei comuni colpiti e i professionisti all'opera nei vari settori. Hanno chiesto più personale per gli uffici speciali che si occupano della ricostruzione, una semplificazione normativa che consenta di mettere in moto il processo di ricostruzione, finora frenato da vincoli e normative che finiscono per essere il primo e più grande ostacolo. Secondo i presenti, deve essere snellita fortemente la fase della rendicontazione per non rimanere indietro come attualmente accade con i pagamenti. Da affrontare il problema dello smaltimento delle macerie, chiesto un tavolo permanente che possa farsi carico delle molteplici criticità della ricostruzione. Quattro i temi principali su cui dobbiamo assolutamente continuare il confronto con il Parlamento, con il Governo, con il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione. È evidente che questo modello di governance non ha funzionato. Le strutture che possono dare le risposte ai cittadini sono quelle più vicine al territorio. Regioni e comuni sono quelli che debbono farsi carico della maggior parte del lavoro. Per quanto attiene alla ricostruzione privata, gli strumenti sono stati posti in essere dalle norme. Sono 7 mesi che abbiamo avuto i decreti legge che mettono a disposizione 200 risorse agli uffici speciali della ricostruzione. Quante ne sono arrivate? Zero. Sono 7 mesi che abbiamo definito che i comuni possono aiutare gli uffici speciali della ricostruzione nella istruttoria delle pratiche con danni leggeri. Quante pratiche sono state istruite dai comuni? Zero. Sono 2 mesi che c'è l'ultimo decreto legge, il 123, che ha definito che i professionisti possono aiutare gli uffici speciali della ricostruzione attraverso l'autocertificazione. Quante certificazioni sono state rilasciate dai professionisti ad oggi? Ancora zero. Ecco, abbiamo bisogno di strumenti che non solo possano dichiarare di aver risolto il problema, ma che possano poi essere concretamente declinati, divenire azioni sui territori. Per quello che attiene alla ricostruzione pubblica, siamo ancora in attesa di semplificare le procedure per la partecipazione agli appalti. La maggior parte degli appalti nei nostri comuni saranno ricompresi nella fascia tra 1,5 milioni e 5 milioni di euro. Dobbiamo ancora purtroppo sottostare alle procedure che ci chiedono di fare manifestazioni di interesse per l'appalto del nostro campanile, procedura semplificata per l'avvio della progettazione attraverso i fondi messi a disposizione del Comune di Norcia, dalla Fondazione Cucinelli. Noi abbiamo avuto 289 richieste, abbiamo dovuto esaminarle tutte, abbiamo dovuto chiedere le integrazioni, abbiamo dovuto riceverle, controdedurre, accettare le controdeduzioni e poi a fare l'estrazione tra coloro che erano stati selezionati. Chiediamo semplicemente, c'è una white list, fateci accedere direttamente alla white list e facciamo l'estrazione direttamente da lì di 50 imprese invece che 30 che possono partecipare e fateci fare i controlli in fondo rispetto alle aziende che si sono aggiudicati gli appalti. Bisogna velocizzare, come ho detto prima, questa incertezza continua non aiuta, dunque bisogna velocizzare i tempi e i modi proprio per cercare di non la prospettiva di una ricostruzione decente non sia di tanti anni. E credo che la precarietà del personale e delle procedure, diciamo troppo macchinose, siano proprio il problema maggiore. 3 anni e mezzo dal sisma ed è ancora utile dover fare un censimento sul territorio delle necessità che man mano vengono fuori. Molte cose sono state fatte, però ovviamente tante emergenze sono ancora all'attenzione dei sindaci, delle associazioni e tanta sofferenza c'è ancora nel territorio. Il mio pensiero è al mondo della ruralità, è un mondo che chiaramente sulla Valnerina è un mondo importante perché le attività produttive sono essenzialmente basate sugli allevamenti, sull'agricoltura di qualità.
E questo volano, che era fino al 2016 un volano importante, i prodotti agroalimentari della Valnerina sono conosciuti in tutto il mondo, ha veramente sofferto e sta soffrendo. Nel pomeriggio la seconda commissione consiliare ha ascoltato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria, Confcooperative, CGL, CISL, UIL, Comunanze Agrarie del Territorio, USL 2, Ufficio Speciale Ricostruzione, Comitato Rinascita Norcia, Azienda Servizi alla Persona Fusconi Lombrici, Istituto Omnicomprensivo De Gasperi e tutti i colori del mondo ONLUS. Le aziende rappresentate hanno lanciato un grido di dolore. La sopravvivenza negli ultimi anni ha comportato l'esaurimento dei risparmi di una vita. Molte hanno chiuso i battenti. Chi è ancora attivo chiede chiarezza sul futuro. Gli allevatori hanno espresso preoccupazione per gli animali che vivono da oltre 3 anni in ricoveri provvisori, con la difficoltà di attuare anche minime opere senza infrangere leggi e decreti. Preoccupazione è stata espressa anche da semplici cittadini che hanno palesato la difficoltà di vivere in un territorio che si sta spopolando, che sta vedendo i giovani andare via, le aziende chiudere, i servizi venire a mancare. Richiesta di aiuto anche da parte del mondo della scuola, che si sta impegnando a fondo per trattenere sul territorio i ragazzi. Siamo addirittura d'arrivo con la consegna delle scuole, dell'ultimo plesso delle scuole, della parte provvisoria delle scuole, e quindi finalmente avremo delle scuole dignitose con laboratori. Diciamo, abbiamo ricostruito un po' quello che era, diciamo, il complesso della scuola. Adesso dobbiamo costruire tutto il plesso scolastico definitivo. È un progetto ambizioso, sarà una cosa molto lunga. La preoccupazione che adesso inizia a sorgere è quella dei nostri ragazzi che si stanno un po' demoralizzando, perché sì, è vero, hanno magari una sede provvisoria della scuola, ma il pomeriggio, la sera, cioè, mancano comunque i centri di incontro, e ragazzi di 15, 16, 17 anni non possono avere solo la scuola come centro di aggregazione. Occorre veramente che la politica faccia un salto di qualità e la burocrazia venga snellita per dare ai nostri ragazzi l'opportunità di avere dei posti, dei luoghi dove riunirsi, dove vedere un film, dove fare teatro, dove crescere sotto il profilo proprio culturale. Intanto in perfetto orario, abbiamo ascoltato più di 40 soggetti, le voglio ricordare tutte le associazioni del mondo agricolo, i sindacati, le comunanze, i rappresentanti del mondo del volontariato e anche il comparto sanitario. Tutti sono innamorati di questa terra, vogliono tutti rinascere, vogliono tutti dare un contributo, e l'hanno fatto puntualmente con interventi lasciati alla Commissione, che troveranno impiego iniziative sia della Commissione che della Giunta. Un lavoro molto corposo che continuerà il 27 di febbraio a Cascia, dove parleremo più profondamente di sanità. Tutte queste persone, in sintesi, però, hanno detto la cosa più importante: aiutateci, altrimenti disperdiamo il valore sociale, umano ed economico di un territorio bellissimo. E tutto questo l'Umbria non se lo può permettere, non se lo può permettere l'Italia. Beh, credo che è stata fatta una grande, e sia stato dato un grande servizio alla comunità del sisma, alla comunità tutta. È una grande opportunità ai consiglieri di immergersi nelle difficoltà che oggi si vivono in questo territorio, e quindi da qui partire con cognizione, con conoscenza dello stato dei problemi, ma anche delle possibili prospettive. Quindi sono contento della raccolta delle informazioni che tutti noi oggi abbiamo avuto, sono contento della risposta della comunità tutta del cratere, dei vari comuni che ne fanno parte, dei professionisti, degli imprenditori. Si è notata da una parte una depressione generale dovuta dai tanti anni di lentezza e di sfiducia verso il futuro, ma allo stesso tempo la forza, la determinazione di un popolo che non si arrende. Speriamo che sia la volta buona. Ho visto nei miei colleghi della seconda commissione un grande spirito, una grande attenzione fino all'ultimo, quindi voglio crederci anch'io, da consigliere, da membro dell'Assemblea legislativa, da nursino, da componente della comunità del cratere, che ci sia una nuova primavera, e su questo ci contiamo tutti.
Il Comitato per il controllo e la valutazione continua il lavoro di approfondimento circa l'attuazione degli interventi nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza relativamente agli anni 2017-2018. Vediamo. Il Comitato per il controllo e la valutazione, presieduto da Thomas De Luca, continua il lavoro di approfondimento sull'attuazione degli interventi nell'ambito del Fondo per la non autosufficienza relativamente agli anni 2017-2018, in adempimento alla clausola valutativa della legge 11/2015, il test unico di sanità e servizi sociali. I tecnici dell'Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali, Paola Casucci e Micaela Chiodini, hanno spiegato che con il Fondo della non autosufficienza e integrazione sociosanitaria si riesce a coprire il servizio a circa 12.000 soggetti. Rispetto agli anni passati sono aumentate le prese in carico. Il Fondo di integrazione sociosanitaria di fatto sta garantendo i gravissimi disabili, in Umbria circa 1.800 persone, fuori dalla residenzialità. Con la residenzialità si arriva a 4.500 persone. Casucci e Chiodini, dopo aver assicurato che gli uffici hanno annualmente provveduto ad assegnare le risorse con relativo monitoraggio della situazione, hanno spiegato, tra l'altro, che il Fondo per la non autosufficienza prevede due linee di finanziamento, dal bilancio regionale circa 4 milioni di euro e nazionale circa 6 milioni di euro, e questo riguarda il 2017-2018, per quanto attiene al triennio 2019-2021, dal Fondo nazionale, dal Ministero Politiche Sociali del Lavoro, arriveranno 9 milioni 500 mila euro per il 2019, 9 milioni 700 mila per il 2020, 9 milioni 500 mila per il 2021. Verrà dunque predisposta una nuova programmazione triennale del piano regionale integrato non autosufficienza PRINA. Per il presidente del comitato Thomas De Luca e il vice Eugenio Rondini rimangono ancora da chiarire alcune discrasie sui dati della relazione ed hanno annunciato in proposito la programmazione di alcune audizioni delle associazioni che operano in questo ambito. Presentato a Palazzo Cesaroni il volume Le politiche per la competitività e l'innovazione delle imprese in Umbria, una valutazione di impatto, numerosi i relatori. Ci racconta tutto David Mariotti Bianchi. Si è svolto a Palazzo Cesaroni un convegno per la presentazione del volume Le politiche per la competitività e l'innovazione delle imprese in Umbria, una valutazione di impatto a cura di Giorgio Montanari, Luca Ferrucci e Simonetta Silvestri. La ricerca è stata realizzata dal Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione di Palazzo Cesaroni in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia, con l'obiettivo di valutare gli effetti della legge regionale 25/2008, norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale a 10 anni dalla sua approvazione. Dallo studio è emerso che tra il 2009 e il 2018 per i POR FESR sono stati emanati oltre 50 bandi, con contributi di oltre 216 milioni di euro a favore di 1.850 imprese. Le principali beneficiarie sono state le aziende manifatturiere e di servizi, in particolare informatici, per progetti di ricerca e sviluppo, investimenti innovativi, ammodernamento macchinari per start-up innovative. A fronte di un euro di finanziamento, l'aumento di valore delle produzioni è stato di 4 euro e c'è un addetto in più ogni 78.000 euro di finanziamento. Nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, dopo i saluti istituzionali della vicepresidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Paola Fioroni e del prorettore dell'Università degli Studi di Perugia Fausto Elisei, i lavori sono stati aperti dal presidente della seconda commissione consiliare Valerio Mancini. A seguire ci sono stati gli interventi di Simonetta Silvestri, dirigente del Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione di Palazzo Cesaroni, quello di Giorgio Montanari, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Perugia, e l'intervento di Luca Ferrucci, professore di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università di Perugia. Subito dopo, Roberto Conticelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, ha coordinato una tavola rotonda a cui hanno preso parte Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria, Luca Angeloni, responsabile del Centro Studi e Ricerche di Confindustria Umbria, Renato Cesca, presidente CNA Umbria e Jacopo Olivi, presidente ABI Umbria. Thank you.
Tommaso Bori e Michele Bettarelli del Partito Democratico hanno presentato una proposta di legge dedicata ai disturbi del neurosviluppo. La definiscono una proposta di civiltà che fornisce una risposta chiara, efficiente e organizzata a tutti i disturbi del neurosviluppo. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, ha depositato una mozione urgente per conoscere attraverso RFI lo stato della rete ferroviaria e dei 559 chilometri di binari che attraversano l'Umbria. Vincenzo Bianconi del gruppo Misto ha presentato un'interrogazione alla Giunta per sapere quali sono gli intendimenti per arginare la crisi delle piccole e medie imprese commerciali e artigiane umbre. Donatella Porzi del Partito Democratico presenta un'interrogazione alla Giunta regionale sulla questione Rocchetta, chiedendo interventi urgenti per tutelare lo sviluppo di un territorio in crisi e per esercitare le competenze della Regione circa l'utilizzazione delle acque dei giacimenti. Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria interroga la Giunta sull'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Per Fora ci sono numerose problematiche, per questo chiede di conoscere dalla Giunta quale progetto ha per il futuro dell'ospedale. E sempre Andrea Fora ha presentato un'interrogazione sulla programmazione degli interventi di manutenzione di ANAS sulle strade umbre, chiedendo il cronoprogramma degli stessi. Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle interroga l'esecutivo di Palazzo Donini evidenziando la necessità di promuovere alternative al glifosato attraverso disincentivi graduali che prevedano l'esclusione dai premi del programma di sviluppo rurale per quelle aziende che ne facciano uso. Fabio Paparelli del Partito Democratico, portavoce dell'opposizione, annuncia un'interrogazione alla Giunta regionale sul tema dei rifiuti. In particolare chiede se si intenda confermare la volontà di chiudere il ciclo dei rifiuti, evitando qualsiasi forma di incenerimento o termovalorizzazione in Umbria, puntando sulla conferma delle previsioni di piano attuale o comunque sulle più moderne tecnologie. Il difensore civico regionale Marcello Pecorari ha incontrato a Palazzo Cesaroni il presidente dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, Raffaele Goretti. L'incontro si è incentrato sul binomio imprescindibile pari opportunità e diritti di cittadinanza, necessario, ha detto Pecorari, per garantire alle persone con disabilità una vita piena ed autonoma. Ed anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana, arrivederci.